due giorni, quindi presentiamo il secondo acquisto fatto in questa campagna di gennaio. Penso che Federico possa presentarsi da solo. Già so che molti di voi, pur avendolo saputo all'ultimo minuto, andate già a vedere il suo percorso, qualcuno lo conosceva già, visto che credo un centinaio di gol tra Serie B e Serie A straniere, un po' di più, poi insomma diciamo più o meno, li ha già realizzati. Quindi io, oltre a farvi vedere la maglia che sarà la sua, col numero che ha scelto, davvero un bomber, ovviamente lascio la parola a Federico dandogli ufficialmente il benvenuto nella nostra società. Federico, benvenuto. Io parto dal tuo background recente. Australia, Champions League in Romania, Europa League in Spagna, il Bar Cordoba, la Liga. Torni in Italia dopo 4 anni e mezzo, l'esperienza di Corsero credo sia l'ultima. Sì. Cosa rappresenta per te, dopo tutte queste esperienze positive, la Serie B cinese, cosa rappresenta per te il rientro in Italia e rientro in una società che in questo momento ha molto bisogno di una punta per salvarsi? Quali stimoli, insomma, a livello personale? Beh, come detto, torno con buona esperienza e quello che mi ha fatto venire qui è la voglia che mi ha trasmesso il presidente e il direttore, e io sono il primo che mi voglio mettere in gioco. Come detto, sono 4 anni che sono fuori dall'Italia, però ho giocato, a parte gli ultimi 4 mesi Serie B cinese, ho giocato in campionati che prima di Grosseto, durante l'anno mio, gli anni miei in Serie B italiano, non pensavo minimamente di giocare la Champions League o la Liga, lo dico sinceramente. Oh, quanto ci è voluto per convincerti? Un giorno e mezzo. Sì, più o meno. Un giorno e mezzo, quindi... Anche perché tutti e due abbiamo un passato nella stessa terra. Lui sono 12 anni che vive in Spagna, io, cioè, come sapete, ci ho vissuto un po' di tempo anch'io. La sua esperienza all'estero, chiaro che c'è anche italiano, ma è un calcio diverso rispetto a quello urbanistico, probabilmente. Ricordando i tempi di Camilli della Serie B, il professor San Quadro, erano in coppia con Sforzini l'ultimo anno? No, io quando sono arrivato a Grosseto lui era... Andavo io allora, sì. Ecco, dicevo, la differenziazione tra la Serie B e un campionato, anche se importante all'estero, in cui è militato, qual è? Beh, il campionato, o meglio, i campionati in Italia, o meglio, vedendo anche un po' all'estero, il livello è calato un po'. E non lo dico io, lo dicono i fatti, la Serie A nazionale. E io ho sempre seguito i campionati italiani, la Serie B in particolare, perché come ho detto in Italia ho giocato esclusivamente sempre in Serie B. E penso quello che posso portare qui, come detto, magari l'esperienza e la realtà diversa. Come ho detto, qui in Italia è vero che c'è più livello agonistico e magari quello che dovrebbe cambiare, soprattutto qui in Italia, è la pressione che si mette a un giocatore e soprattutto ai giovani di oggi. Fisicamente come stai? Fisicamente sto bene, normale mancare l'ultima partita perché sono quasi 2 mesi che ho giocato l'ultima partita. E la carta d'identità dice che ho 33, però non è vero. E come ho detto, non è vero, non è vero, perché mi sento bene. Il direttore mi ha detto, visto i gol che hai fatto in Cina, però sei in Cina. Ho detto no, il gol che fai in Cina è la stessa cosa che li fai dalla Serie A, Serie B, in Serie D. Quando uno fa gol, può esserci davanti chi... Beh, si dice che il gol in attaccante basta controllare il tabellino, no? Sì, per quello, però come ho detto, i difensori in qualsiasi categoria, magari può essere uno più forte, un altro buono o l'altro meno forte, però è paragonabile sempre ai giocatori con cui giochi. Io giocavo con giocatori di Serie B e incontravo giocatori di Serie B cinese, quindi il livello è quello. E come ho detto, la mia gavetta, come ho sempre detto, è aver voglia di andare in un posto dove
dove posso giocare, mettermi in mostra e fare le cose che ho fatto in Serie B, anni buoni e anni meno buoni. Federico, buonasera, sono Lorenzo Puccioni, di Cagliari Sportelli. Hai detto prima che è stata una trattativa lunga perché ci ha messo pochissimo tempo a decidere. Ci vuoi raccontare un po' come è nata questa trattativa, se è stata più brava la Germania a convincerti o magari anche tu avevi voglia di tornare in Italia? E poi un'altra cosa, c'è un giornalista, Gianluca Di Marzio, che poco prima dell'ufficialità ha lanciato un tweet dicendo che la Germania ha superato il Venezia nel photo finish per arrivare al Giro a Cari. Cosa c'era di vero? C'era anche altre società? Beh, io ho fatto le feste di Natale qui in Italia perché la famiglia è di Granatici a Milano, mi sono tornato in Spagna perché dopo ho passato le feste allenandomi sempre in Spagna con la famiglia e tutto, viviamo là. E è stato un lampo nel senso che il direttore mi ha chiamato, la prima cosa mi ha detto hai voglia? E gli ho detto sì, ok. E mi ho detto poi è stato il tempo di prendere l'aereo, arrivare qua ieri sera e oggi per l'Italia. Sentite, se non sbaglio hai già giocato con Rigione, proprio nell'ultima esperienza con Serie B, hai qualche precedente con altri compagni attuali? Beh, una spalletta a Cittadella e poi, vabbè, contro la Ternana ho giocato qua 3-4 volte. Dei ex giocatori mi sa che è rimasto... Hai avuto modo di conoscere un po', informarti su quello che è stato il giro d'andata della Ternana, che caratteristiche di gioco, tipo di squadra, una squadra un po' particolare? Sì, ho detto che seguo anche dall'estero, vedo le partite della Serie B. E ho visto che un mister gioca a un livello molto offensivo, di qualità di squadra può sfruttare tanto le mie caratteristiche che sono giocare in profondità, contropiede, quindi anche questo è stato un punto più di forza per venire qui a Terni. E ha detto giocavo sempre in squadra e poi dopo sono andato via dall'Italia a giocare in squadra dove non avremmo pensato di giocare in Champions. Ecco, come sta pensando per la Serie B italiana alla Champions, all'Europa League, anche se non sbaglio, no? No, buona, no, con l'Europa League no, però Champions ho fatto le qualificazioni e poi ho giocato il girone completo. Come ho sempre detto, sono sogni che si avverano. Io giocavo alla PlayStation contro Messi e dopo 2 anni mi sono incontrato a giocare nel Camp Nou. Quindi dico, sono sogni però che si avverano lavorando duro e soffrendo, e tutti lo possono dire, io quando, vabbè, dopo l'esperienza pur negativa con la Sampdoria, dopo vari giri sono andato a Grosseto che era l'ultima in classifica perché stavo giocando poco, venivo da qualche infortunio, qualche acciacco e giusto a caso lo Steaua di Bucarest era venuto, me lo ricordo perché il direttore sportivo me lo disse, era venuto a vedere un Sassuolo Grosseto, a vedere Pavoletti, 0-2 più Vaccari, ho preso bene, quindi dico, come cambia il calcio velocemente, quindi dico, sono fortune che uno si deve creare, però dopo quando in una situazione così deve sfruttarla. Qual è il modulo per trattare più le caratteristiche tecniche e fisiche di Pio Maccari e a seguire se è possibile sapere quando pensi possa volerci per entrare, diciamo, fino al 100%, ma sono una forma accettabile per poter essere presente in campo? Beh, le mie caratteristiche, l'anno migliore mio a Cittadella è quando giocavo, vabbè, c'era Nassi come punto di riferimento con Gabbiadini e sono un giocatore che piace magari partire più da dietro, giocare sulla palla in profondità, normale che ho giocato anche da, come fisicamente posso giocare da classico numero 9, però non sono il classico giocatore che gioca a spalla alla porta, quello non sono. E preparazione fisica è normale, io mi stavo allenando questi 2 mesi, mi sono allenato 3-4 volte alla settimana
con un preparatore personale, e normale, quello che sicuramente manca è il ritmo partita di 90 minuti, che è quello che sarà il tempo di, normale di giocare le partite, poi sempre vicino del mister. Federico, buonasera. Luca Terramena, Michele Terni e Colle Lube. Intanto prendiamo un po' di razzi. Due domande. La prima è stata una tua esperienza in Cina, ma qui però di vertice, con una squadra che puntava in alto, con la Giulia se sbaglio, e se non sbaglio 7 gol in 14 partite. Com'è stata questa tua esperienza? Beh, com'è stata? Io ho finito, ho giocato l'ultima partita col Cordoba il 10 giugno e il 25 giugno, o meglio, il 20 giugno mi hanno chiamato, il 25 giugno sono partito per la Cina, è stata una cosa lampo. E lo dico normale, sono esperienze di vita che uno può fare, nel senso anche economico, lo dico chiaramente, perché tutti lo sanno, non posso dirlo io, però come ho detto era un contratto di 4 mesi perché volevo vedere come si poteva stare, non avevo nessuna clausola di rinnovamento di qua di là. È normale che vivi in una situazione totalmente diversa. La Serie A cinese, dove ci sono i grandi campioni, quindi molto più seguita, sponsor, la Serie B è un livello un po' più basso, però come detto, lo ripeto prima, come esperienza è stata buona e ho fatto teoricamente il mio dovere, quello che dovevo fare, quello che avevo preso per fare gol. L'ultima partita fino a ottobre? Sì. La seconda domanda, se i miei calcoli sono giusti, ma chiaramente potrebbero essere sbagliati, tu hai all'attivo 125 gol tra campionati stranieri e B, 5 con la nazionale Under 23 in giochi del Mediterraneo del 2005, 19 con la primavera dell'Inter, 15 con il campionato quarto del territorio del Viareggio, 149, pronto il 150esimo con la Ternana. Speriamo. Però che non ne faccia uno solo, perché se ferma un gol, così come ci abbiamo messo un giorno e mezzo per decidere. Sono tutti calcoli. Sì, insomma. Mio padre è sicuro che se li segna tutti, perché adesso segneremo anche noi. Posso fare una domanda, Presidente? Se non è difficile. No, due elementi arrivati, diciamo, a questa sessione di calcio mercato invernale. Sabato, fino a sabato, c'è il ritiro tra Ternana a Castiglion Fiorentino. Dobbiamo aspettarci qualche cos'altro da qui a sabato? Noi, lo diciamo sempre, abbiamo una rosa che è arrivata al giro di boa, secondo me è molto molto forte. Però degli aggiustamenti sono sempre possibili, quindi così come abbiamo lavorato con attenzione in questi giorni per portare sia Rigioni che Federico, siamo attenti anche ad altro che in questo momento potrebbe essere offerto dal mercato. Di là mi dicono che c'è un presidente di una società che mi sta cercando il telefono, immagino per un'altra situazione che è in ballo, quindi vediamo, però ecco, non c'è la frenesia. Io sono convinto che i ragazzi, i due ragazzi che al momento sono arrivati, si aggiungono a una rosa già di livello. Se non sbaglio, la lista over è completa? La lista over è completa, ovviamente ci sarà una volta che sicuramente non chiederemo alla Lega di ampliarla per noi, cercheremo di regolarizzarla con delle uscite. Bene. Ma questo sarà, se è disponibile una foto.